Sì, ma che possibilità ci sono che la Commissione accetti la sua richiesta dell'argomento del patto di stabilità? Mi pare che adesso vediamo, qui abbiamo parlato di TTIP, di... credo che sia molto interessante che il TTIP vada avanti, che si possa anche collegare all'altra grande battaglia italiana che è quella per il Made In e che sia un dibattito molto legato al coinvolgimento in particolar modo delle piccole e medie imprese. Lo dico perché sono questioni che fanno meno notizia, ma sono le questioni vere. Grande trasparenza, grande confronto, grande apertura anche sul tema dei negoziati, ma TTIP è un'opportunità per l'Italia. Spero, penso e credo che TTIP debba andare insieme al Made In. Riguardo oggi pomeriggio, vediamo, mi pare che il passo in avanti ci sia stato. Piano Juncker va nella direzione nostra, va nella direzione di considerare gli investimenti fatti con il piano Juncker fuori dai confini del patto di stabilità, però finché non vediamo la conclusione dei lavori non siamo in grado di dirlo, quindi di questo parliamo nel pomeriggio. Presidente, è preoccupato della situazione in Grecia per il Consiglio di sviluppo, è tema che uno scenario simile nelle elezioni presidenziali si possa ripetere anche in Italia il prossimo anno, quando sarà? Io ho grande rispetto per la Grecia, per il presidente Samaras e per il dibattito politico interno greco. Mi auguro che riescano a risolvere le loro questioni e spero che questo permetta alla Grecia di continuare il percorso di uscita dalla crisi. Il paragone con l'Italia non è calzante, sono due vicende diverse, sono due costituzioni diverse. L'Italia al momento in cui dovrà fare i conti con la sostituzione del Presidente della Repubblica non avrà alcun tipo di problema, perché credo che il Parlamento abbia imparato la lezione dell'aprile del 2013. Io sono assolutamente convinto che il Parlamento italiano riuscirà a fare quello che deve fare nei tempi stabiliti. Credo piuttosto che sia molto interessante riuscire a parlare, quando facciamo questi incontri europei, di questioni che vanno oltre le mere questioni burocratiche. Importante il TTIP, importante il Made In, importante il dibattito che facciamo adesso sull'innovazione, comunicazione e tecnologia con Riccardo Luna, importante tutto ciò che serve a dare il messaggio che l'Europa non è soltanto un contratto, un patto, ma è una comunità di donne e uomini. Questo è anche il messaggio che in questi 9 anni instancabilmente ha ripetuto il presidente Napolitano e che noi continuiamo a portare avanti con grande determinazione. Grazie.